Oggi, cari ragazzi, ragazze, bambini, bambine, adulti, adulte. Esiste adulte, eh? Non penso, comunque fa lo stesso. Siamo qui riuniti per recensire un fucile che è da sempre il mio preferito nel software. Però da sempre ho sempre odiato per l'elevato costo suo, del caricatore principalmente, e di tutto l'ambaradan che concerne questo fucile. Caro M, ci porti il Vips. Ta 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 ta. Bitches, motherfucking bitches. Ta 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 ta. Ragazzi, siamo qua quest'oggi a recensire sotto questo sole cocente d'estate. Recensiamo? Cosa recensiamo? Oggi recensiamo uno dei bimbi più belli del mondo. Grazie, grazie veramente, Ale. Ale, grazie veramente. Nespoli, ti amo tanto. Ti scopro il culo quando vuoi. Grazie per avermi fatto sparare con questo fucile. Ti scopro il culo e questo non lo vedi più. Esattamente, perché dopo ti piacerà così tanto che mi chiederai sempre di essere scopato nel culo. E io e quello sarà il mio pagamento. Io gioco con questo. Ok, ma quello sarà il mio pagamento, perfetto. Okay. Questo è un Vector, un Chris Vector. Chris Vector. Di che marca è? KVA. Oh, una bellezza, ragazzi. Questo fucile è una goduria. Dai, ditemi, immensa. Ditemi se non state venendo. Cioè, ragazzi, allora, cominciamo. Io non so cosa cominciare perché è troppo. Non ti avvicinare, fammi vedere dopo. Stai lontano, coglione di merda. Stavo scappando. Fa lo stesso. Ah, poi se non scappiamo dopo, tanto l'estensione si fa. Cioè, questo fucile qua. L'estetica. Allora, l'estetica può piacere o non può piacere, ma questo lo tralascio. Allora, ma all'esterno. Il nostro meccanico T non gli piace. Per questo viene bastonato a sangue. A sangue, esattamente. Fatto che lui, essendo masochista, magari godrà anche, quindi forse meglio non bastonarlo. Magari. Ok, perfetto. Quindi meglio non bastonarlo. No, gli piace. Gli esterni. Allora, full polimero. Tranne il caricatore. Full polimero. È polimero, così? Sì. Ma stai cazzando? ABS. Ma va a cagare. Tutto ABS. No. I gusci sono tutti ABS. Ma è vero. Oh cazzo, è vero. C'ho unghie, fa male. Ah. Ma vaffanculo. Questo è ferro, guarda. Ma non è che questo? Vedi, questo è ferro. Ma che gran cazzo. Mi è appena caduto un fucile. Ma va, ma sei solidissimo. E infatti, non pensavo. E quello verde cos'è secondo te? Che cazzo ne so. È uguale. Ma sono figo allora. Ok ragazzi, ci sono appena rimasto male perché io veramente pensavo fosse metallo questo coso qua. Perché c'è una solidità strutturale che è indecente, ragazzi, smettila. Indecente, ci sono persone che ci guardano, i ci bambini. Sono bambini che ci guardano, poi imitano e fanno male. Don't try this at home. Bravo. Bitches. Questo fucile qua mi ha sorpreso perché io veramente pensavo fosse metallo. Perché è una cioè strutturalmente è di una solidità impressionante. Cioè. Allora, posso usarlo come mazza? Cioè, e non succede niente. Sai che sono 4-5. Sì, lo so, ma non volevo farlo. Ok, cominciamo seriamente, dai. Il calcio. Più il parquet. No, più il parquet. Il calcio è abbattibile tra questo pulsante qua. Si blocca da quest'altra parte, sollevandolo e bloccandolo in un perno. Così, vedi. No, tanto dopo facciamo vedere bene sì, l'interno. E poi sollevi, torni indietro. Fai un clac allucinante, mi piace un botto. La grip davanti è compresa nel fucile. È la sua, infatti finisce perfettamente alla fine del fucile ed è una godura. Tutto quello etica. Che vedete è quello che vi trovate. Esatto. Da fate. Che vi arriva a chese. Sì. Abbiamo mirini abbattibili, super fantastici per poterli regolare, una cosa indecente la cosa. Il fucile qua è indecente, ma... Venga. Oh, inserisco il caricatore. Silenzio. Silenzio religioso. Silenzio. La musica si stopperà. Ora inserisco. C'è. Aspetta! Cosa? Oh. Pronto a sparare. Oh, c'è. Questo fucile qua. Oh! Fa un rumore della Madonna. Un clac che è fenomenale. È veramente. Fantastico, sembra quasi vero. Cioè, quando tu, tipo a Call of Duty o guardi video su YouTube, senti clac clac dei caricatori che entrano nel Vector, questo è il rumore che senti nei video. Spaventato. Sì, parecchio. Allora,
cominci a spiegare il sistema sicura, il colpo singolo, che allora, è il corpo. Allora, qua abbiamo due levette tipo il nostro... No, c'è anche di qua. È ambidestro, quindi. Esatto. È ambidestro, ragazzi. Esatto. Buoncini, non siete svantaggiati per questo fucile. Esatto. Allora, tranne appunto per la leva di armamento che si trova solo esclusivamente sulla sinistra. Vabbè, comunque, ritornando alla parte dei selettori. Sì. Allora, troviamo un doppio selettore come nel come USS. USS, qui sotto il link di questo guy che l'ha fatta senza di me, ma col grande Zar. Ok, a questo punto troviamo subito qua, sopra al grilletto, la sicura, in pratica il selettore che dice spari o non spari. Esatto. Ok. Esatto. Ok, invece più avanti, appena più avanti, troviamo il triplo selettore con singolo raffica a 2, perché qua ci sono due proiettili, quindi il peso dice 2, e raffica continua. Lo scopriremo dopo quando spareremo, perché ancora non è sparato, perché non vogliamo. Lo scopriremo! La sorpresa che vedrete quando spareremo questo fucile sarà la vera sorpresa, perché ancora non ce l'ha sparato. Giusto. Tutto in live. No, comunque, mi ha detto Lale che è un cecchino. No, quello dei pareri degli altri non mi interessano, io voglio provare, devo testare scientificamente il fucile. No, mi ha detto che è tanto bravo. Ok, comunque, vada. Comunque, allora, passando oltre, sul lato destro... Ti stai emozionando? Allora, ancora sul lato destro non troviamo nient'altro che una slitteria. No, vabbè, ci sono i fottuti lodi bellissimi. Sì, ma poi queste cose qua a voi non interessano. Ne sono sicuro, i loghi. Come no, quelle cose lì. Ma sì, ma poi sono quelle cose che poi cercate. Oh, ne sono anche qua i loghi, carino. No, no, sulla parte qua. Destra, dai, adesso seriamente. Cioè, in teoria, lo sportellino che espelle i proiettili. Anche il gas, mamma, se puzza quel gas che usato per cambiarlo. Sì, infatti nell'ordine adesso faccio un altro. Mamma mia. Ma più che altro, se tiriamo dietro la leva d'armamento, sempre sulla parte destra, con una brugolina specifica che adesso non ce l'abbiamo perché Emma l'ha messa, sì che eccola l'abbiamo. Qua, non perdo un cazzo, okay. Non mollo un cazzo, non però mollo. La facciamo vedere subito. Inserisci, gira rotellina. Qua ci sono tanti dentini appunto da inserire, incomincia a girare piano piano e quella è lo penso anch'io, ma tranne sull'ultima parte che non sono d'accordo. Ok, no, niente, in pratica c'è loop up qua davanti. Ok, tirano dietro la leva d'armamento sul davanti. Vabbè, poi comunque c'è il video di dimostrazione. Esattamente, quindi noi siamo qui a dilungarci troppo e continuiamo dall'altra parte. È un po' più sentino, eh? No, perché non l'avrei mai detto, eh? Perché, allora, internamente, dentro, la meccanica ovviamente è full metal. È full metal. Ok. Allora, sul lato sinistro... 400 euro di fucile, figa, come un Marui che mi arriva tutto in plasma e mi giro anche le palle. Oh, allora, sul lato sinistro troviamo appunto la leva d'armamento, ok? Questa qua, che basta tirare indietro. Poi, una volta finiti i colpi, come una pistola scarellante... O come ha consigliato il fucile vero. Ok. Il fucile si bloccherà e dovremo andare a pigiare questo specifico pulsantino per appunto sbloccare l'arma e farla sparare ancora. Il rilascio del caricatore è qui. Esattamente. Questo pulsante qua che non scaggio perché non voglio far rovinare il... No, vabbè, okay. Sì, ok, eccolo qua. Cioè, questo qua è impossibile schiacciarlo accidentalmente, ma quando si schiaccia il caricatore vola. Perché è in una posizione... Intelligente. Intelligente. Molto intelligente. Okay. Rimettiamo... Oh! Bellissimo, bellissimo. L'hai sentito penetrare? Sì. Tutta la sua possibilità. Il fucile di per sé è molto molto comodo, sia per il calcio particolare, che fa l'appoggiaguancia, basta, appoggiaguancia fa cagare. Però è comodo perché la slitta è più alta rispetto a dove si appoggia la guancia. Quindi i mirini, con i mirini alti, è molto molto intuitivo, mica se ne sente di ieri sera, eh. Comunque, in generale l'arma si imbraccia da dio, molto corta, arma pensata per il CQB, però non so per quale motivo ho sempre visto video di persone che usano il Vector così con una mano. Si può utilizzare, ma puttana miseria se pesa. Ti fai i muscoli. Ti fai il muscolo, cioè il bicipite qua gode come uno stronzo, eh. Cioè, si può utilizzare molto da vicino così, il fucile diventa praticamente una pistola, un cuzzo. Metti un laser e via. Gode, questo fucile qua gode. Perché comunque c'hai un RIS monolitico davanti, sopra volevo dire, che ci puoi mettere qualsiasi cosa. Ci sono tante qualsiasi cose. Cosa.
e ti danno anche un RIS da mettere nella parte destra, perché nella parte sinistra c'è la leva di armamento. Boh, perfetto. Mi sono appena sbagliato, ma ti danno solo il tuo RIS, così mi sono informato. Sì, no, c'è anche dalla parte della sinistra, è l'ali che... Mi sono informato male. Poi, per parlare, dello spegnifiamo, ma non so. Si può svitare. C'è un tappino che appunto copre il filetto, che è 14 sinistra, se non sbaglio, e gli possiamo mettere un bel silenziatore. E che cosa potresti con il silenziatore? Prendi un silenziatore. E abbiamo scoperto che il filetto non è da 14, perché un qualsiasi silenziatore da 14... sia destro che sinistro non entra, quindi il filetto è più grande e questa cosa ci fa girare abbastanza le palle. Abbiamo teoricamente ipotizzato un 15, cioè 16, o qualcosa, non lo sappiamo ragazzi, so. Cioè, però i 14 cioè, mm non c'entra. Non entra il pelo, cioè non riesco a entrare di poco, quindi 15 o 16 mm. Ragazzi, non ci entra, quindi il silenziatore del Vector è dedicato. Mannaggia. Il fucile rincula. Non rincula così. Cioè adesso non ho fatto i pallini, ho fatto un solo colpo e rimane scarrellato alla fine. Cioè senti il colpo come se fosse normale, però non c'è una leva che... Una potenza enorme, non bello però. Adesso quando spari fuori vedi che ti... Adesso prova di tiro. Cari ragazzi, ecco che avete visto come questo bellissimo fucile spara. E ora purtroppo dovremo andare indietro. Non potremo utilizzarlo più, non potremo più toccarlo. Sto cazzo, io lo rubo. Ok, ma questo non dovevi dirlo. Questo lo facciamo dopo. Perché noi siamo ragazzi seri, diligenti e onesti. Okay. Allora cari ragazzi, noi per questo finiamo qua la recensione. Sa essere vi saluta, T come al solito vi saluta dallo spirito, lo spirito è sempre con noi ragazzi, perché lui è il nostro angelo protettore, produttore, è il nostro angelo produttore, ma ieri sera ancora si fa sentire. Quindi da S è tutto. Da M vada dietro. È quasi tutto, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di commentare qualsiasi cosa, noi, più lui che io, ma noi vi rispondiamo. Niente, passate anche su Facebook, soprattutto su Facebook se volete chiederci cose, quindi messaggio privato. Se non avete Facebook, vabbè, andate su YouTube, commenti. Tanto noi rispondiamo subito. Ok. Evitate di scrivere nei commenti nella posta privata di YouTube, perché è una posta che nessuno la caga. Nessuno proprio. Proprio nessuno. Ok, ragazzi, anche i più grandi maghi dell'Ottocento. Ragazzi, da S è tutto. Da M pure. Dal Chris Vector purtroppo è tutto. Purtroppo, grazie Ale ancora. Grande Ale. Alla prossima. Ti stimo. Ciao. Piru!